Ciao a tutti lettori, io sono Elena e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi facciamo un bel video discussione, che era una cosa che non facevo da un po', mi manca parecchio potermi mettere a parlare a ruota. È un video discussione dedicato a un tema di cui si parla tanto, però io purtroppo non vedo abbastanza risultati nei romanzi in libreria, e quindi parliamo del tema della diversità, laddove con diversità nei romanzi intendiamo la rappresentazione attraverso i personaggi, appunto, di persone che non siano necessariamente etero o bianche. Dovete sapere che recentemente ho trovato la mia nuova booktuber americana preferita. Io sono letteralmente impazzita. Scorrendo nella home su YouTube mi è comparsa la mitica Francina Simone. Io vi consiglio di recuperare tutti i suoi video, comunque vi lascio il suo canale qui sotto. E insomma, per caso l'ho scoperta così, vi dico soltanto che praticamente in una mattinata penso di essermi maratonata, non lo so, una decina di video, perché mi fa impazzire il modo in cui espone i problemi con una grande leggerezza e serenità, però si tratta sempre di temi molto importanti. E appunto tra i video di Francina ce n'erano un paio proprio dedicati al tema della diversità, e io mi sono un po' messa a riflettere sul fatto che effettivamente anche qui su BookTube, ma in generale per fortuna, si parla tanto di questa questione dell'assenza di abbastanza diversità nei romanzi, e tuttavia poi di fatto effettivamente i romanzi in cui c'è una vera diversità, una rappresentazione che non sia mai stereotipata ma ben curata, sono pochi. Riflettendo su questo tema mi sono ritrovata ad approfondire anche le motivazioni più utilizzate per cui effettivamente ci sarebbe bisogno di rappresentazione, di diversità all'interno dei romanzi. Effettivamente la risposta più comune, la motivazione più comune che viene utilizzata è quella che ciascuno, ogni essere umano, deve potersi immedesimare, deve potersi sentire rappresentato in un romanzo, ma non solo nei romanzi, anche in film e serie TV. E secondo me il problema, il motivo per cui noi non riusciamo ad ottenere una vera rappresentazione nei romanzi, sta proprio nel fatto che questa motivazione non è abbastanza approfondita. Secondo me bisogna ripensare alla radice il problema della diversità nei romanzi, perché soltanto in questa maniera otterremo degli effettivi risultati camminando in libreria, sfogliando i romanzi. E perché secondo me la motivazione tutti devono potersi identificare è una motivazione abbastanza semplicistica e non mette alla luce la vera questione, la vera urgenza per cui noi abbiamo tutti bisogno di personaggi diversificati, abbiamo bisogno di rappresentazione. E certo, è chiaro, io sono una ragazza eterosessuale, sono una ragazza bianca, e quindi chiunque potrebbe dirmi: vabbè, è chiaro, tu non senti la necessità di essere rappresentata all'interno dei romanzi. Però io sono appunto una ragazza, sono una donna, ed è tutta la vita che mi identifico in personaggi maschili, perché purtroppo il 90% degli autori non sa scrivere i personaggi femminili. Però questo è un altro problema, ne parleremo un'altra volta. Una ragazza può tranquillamente identificarsi in un personaggio maschile e viceversa, così come anche un etero può identificarsi in un personaggio omosessuale e viceversa. Il senso delle storie è l'empatia, è abbattere quei muri, quelle costruzioni sociali, culturali che sembrano dividere le persone. Il senso delle storie è ricordarci che siamo tutti esseri umani, e connettere le persone e dare sollievo al lettore per ricordargli che non è da solo, che è un essere umano e non è da solo. Quindi dire: ci vuole diversità nei romanzi perché così tutti si sentono rappresentati, non è una motivazione abbastanza valida, è una motivazione anzi che va a contraddire il principio stesso di un romanzo. Per questo motivo dobbiamo ripensare alla radice questo problema. Inoltre, utilizzare la motivazione che ci vuole diversità nei romanzi perché tutti devono sentirsi rappresentati, non solo va appunto a contraddire il principio fondamentale
spirituale del senso delle storie, dei romanzi, ma conduce anche a una serie di conseguenze letteralmente catastrofiche, per cui ci ritroviamo in classifica fra i più venduti romanzi mediocri soltanto perché appunto contemplano dei personaggi diversi, come se l'autore, non lo so, avesse fatto un regalo a delle minoranze e non stesse semplicemente rappresentando il genere umano così com'è, la realtà variegata così com'è. Questo atteggiamento da parte degli autori, da un lato, porta a delle forzature all'interno dei romanzi che vanno ad intaccare l'autenticità degli stessi e finiscono inevitabilmente per allontanare il lettore non solo dalla problematica, dal tema della diversità, ma dal libro proprio in sé per sé. Dall'altro lato, questo atteggiamento produce anche la ripetizione continua di stereotipi che fanno più male che bene, e quindi per l'ennesima volta avremo la ragazza nera arrabbiata, il migliore amico gay pettegolo. Questi stereotipi fanno soltanto male, vanno ad accentuare delle differenze che non esistono. Secondo me, per ottenere nei romanzi una vera rappresentazione e non delle forzature, non degli stereotipi, noi lettori innanzitutto dobbiamo cominciare a ripensare il problema dell'assenza di diversità nei romanzi come un problema di cattiva scrittura. Infatti, un romanzo non fa altro che portare alla luce la visione del mondo del suo autore. È una visione del mondo che contempla soltanto esseri umani bianchi e eterosessuali. Ditemi voi se non è una visione del mondo riduttiva, parziale e quindi ovviamente sbagliata e irrealistica. Solo ripensando al problema dell'assenza di diversità nei romanzi in questi termini otterremo degli effetti soddisfacenti, perché non solo non avremo dei cast di personaggi composti soltanto da bianchi e etero, ma soprattutto avremo dei personaggi realistici, avremo dei personaggi che non vengono ridotti soltanto al colore della pelle, all'orientamento sessuale, a un tema. Madonna, la cosa che odio di più in assoluto è quando l'autore trasforma un personaggio soltanto in un tema, come se noi esseri umani non fossimo dei piccoli universi, fossimo soltanto delle etichette, la cosa più sbagliata nel mondo. Ma soprattutto ripensare al problema dell'assenza di diversità nei romanzi come a un problema proprio di cattiva scrittura, un problema perché significa comunicare al lettore una visione del mondo parziale e quindi una visione del mondo irrealistica, significa sottolineare che il problema dell'assenza di diversità nei romanzi è un problema che coinvolge tutti, non soltanto i diretti interessati perché diversi, no, coinvolge tutti, perché anche un uomo etero bianco ha interesse a leggere un romanzo realistico, un romanzo che esprima il genere umano al 100% e non restituisca una visione del mondo parziale e quindi riduttiva. E quindi la conseguenza di questo ragionamento, e quindi non temete anche la conclusione di questo mio sproloquio, è che tutti noi, attraverso le nostre azioni, che si tratti di acquistare il libro di un certo autore, che si tratti di condividere con altre persone la nostra esperienza di lettura e quindi di consigliare un certo libro, tutti noi lettori con le nostre azioni dobbiamo richiedere a gran voce libri in cui c'è rappresentazione, libri in cui c'è diversità, perché significa richiedere libri migliori.
Bene lettori, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Io oggi, come non mai, visto che si tratta di un video discussione, aspetto i vostri pareri qui sotto nei commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate in generale della questione dell'assenza di diversità dei romanzi e anche cosa pensate di questo mio ragionamento, di questa mia idea. E insomma, non vedo l'ora di chiacchierare come al solito con voi nei commenti o in altri angolini del web. Lo sapete che qui sotto nell'info box trovate tutti i miei link social se volete continuare a chiacchierare con me in altri angolini del web. Vi ricordo che se volete sostenermi potete lasciare un mi piace a questo video se l'avete apprezzato. Nell'info box trovate anche il mio link di affiliazione Amazon, per cui se farete un acquisto utilizzando quel link io otterrò una piccola commissione su quell'acquisto che per voi non comporterà nessun costo aggiuntivo, però mi aiuterà ad alimentare il canale. E soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per restare sempre aggiornati sui miei prossimi video. Per ora questo è tutto, ciao!